Graduatorie terza fascia ATA, il collaboratore scolastico. Nel prossimo aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA si potrà presentare domanda anche per candidarsi come collaboratore. Cosa fa? Queste sono le principali mansioni del collaboratore scolastico. Esegue attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione e del pubblico, pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, collaborazione con i docenti. Presta anche ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso delle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, anche con riferimento agli incarichi specifici che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività. Requisito di accesso: è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli: diploma o attestati di qualifica professionale triennale, attestati e o diplomi di qualifica professionale triennali regionali, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità. Il punteggio attribuito dipende dal voto: sufficiente 6 punti, buono 7 punti, distinto 8 punti, ottimo 9 punti. Se la votazione del titolo di studio non è espressa in decimi, è necessario riportare il voto in decimi. Altri titoli valutabili: qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle regioni. Certificazioni informatiche e digitali: se ne valuta solo una tra le seguenti: ECDL, nuova ECDL, Microsoft, EUCIP, IC3, MOUS, Cisco, Pekit, EIPAS, EIRSA, Mediaform EQIA, IDCERT. Servizi valutabili: servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi CRACIS, servizio prestato come modello vivente, servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.